Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli. Apriamo le nostre Bibbie nella lettera agli Ebrei. Ta-ta-ra. Ebrei a capitolo 13, dal verso 5 e 6. E oggi noi parleremo della contentezza, dite con me, la contentezza. Perché molte persone hanno tanto e vogliono sempre avere di più, o magari continuano a lamentarsi per quello che ancora non hanno. E noi vogliamo vedere ciò che dice la parola di Dio, lettera agli Ebrei, capitolo 13, verso 5 e 6, dice così: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro. Siate contenti, dite com'è, siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Cosa potrà mai farmi l'uomo? Diciamolo insieme: siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Di così io posso dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Cosa potrà farmi l'uomo? Allora, la parola di Dio ci sta dicendo che noi dobbiamo essere contenti di ciò che abbiamo. E io credo profondamente che noi dobbiamo camminare con una visione. La Bibbia dice che il popolo che non ha una visione, che non sa dove sta andando, perisce. E anche se io voglio tantissimo da Dio per l'Italia, per la mia vita, e so che Dio vuole e può darmi di più, io devo imparare ad essere felice anche nella situazione nella quale vivo oggi. Non è possibile che, essendo credenti e sapendo che Dio ha cura di noi, noi viviamo sempre lamentandoci. La parola contentezza vuol dire proprio questo, vuol dire avere una allegria, una gioia equilibrata di quello che si ha, indipendentemente di quello che si ha. Amen. Perché la nostra gioia, noi lo dichiariamo: la mia gioia è nel Signore. Quante volte hai dichiarato questo? Se fosse vero che la tua gioia è nel Signore, vivresti contento sempre. Se è vero che, come ha detto Gesù, il mio cibo è fare la volontà del Padre, quello che mi dà gioia è fare ciò che Dio vuole, è Lui la mia allegria, è Lui la mia rocca, è Lui la mia forza, non capisco perché noi di continuo siamo scontenti. E tu mi puoi dire: vabbè pastore, ma magari quando uno ha tutto è facile. Io non sto parlando di una contentezza quando hai tutto, ti sto parlando di una contentezza anche quando non hai niente, proprio per quello che dice il verso successivo. Dice: Lui stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con piena fiducia. Cosa vuol dire essere nella piena fiducia? Non ho dubbi, mi fido di Lui. Mi fido di Lui. Se c'è una cosa che è la base perché tu possa essere contento di quello che hai, è la fiducia in Dio. Perché Lui è con noi, cosa ci potrà mai fare l'uomo? Perché Lui sta pensando a me. Dice: guarda, Lui stesso ha detto che non mi lascia e non mi abbandona. Quindi in qualsiasi situazione tu stia vivendo, ricordati, Lui è lì, non ti lascia e non ti abbandona. Anche quando non ti piace. Sapete, molte volte succederanno cose che non ci piacciono e noi non comprenderemo.
Tante persone ci fanno delle domande: perché Dio fa così? Perché è così? Come mai io ho pregato, digiunato, mi sono sbudellato, sono venuto e Dio ha guarito l'altro che non ha digiunato, non ha pregato, e ad un tratto ha guarito l'altro. E fanno queste domande e la risposta è: boh. Cosa ne sappiamo noi? Dobbiamo avere fiducia in Dio, dobbiamo credere che Lui sa benissimo quello che sta facendo e che Lui non ha mai perso il controllo della vita di nessuno di noi e che Lui non ci ha lasciati anche se non sei stato guarito e non ti ha abbandonato anche se la tua preghiera in quel momento non è stata risposta come hai deciso tu. Dice: Lui stesso ha detto non ti lascerò e non ti abbandonerò. È per questo, dite com'è, è per questo che possiamo dire con piena fiducia. Dice: è per questo che posso dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto. Di chi temerò? Cosa potrà mai farmi l'uomo? Dice: io lo posso dire con piena fiducia perché è stato Lui a dirmi: io non ti lascerò e non ti abbandonerò, io sarò con te fino alla fine dei tempi. Io mi ricordo innumerevoli momenti nella mia vita dove io dicevo: cosa ci faccio io qua? Tu ci hai mai pensato a questo? Signore, perché io sono in questo cavolo di situazione che non voglio essere? Dio, perché io ho fatto una preghiera, ti chiedevo, non lo so, benedicimi, non lo so, apri una porta, a volte Lui ha aperto delle porte gigantesche, a volte ha fatto dei miracoli pazzeschi e altre volte no. Però col senno di poi, noi oggi possiamo dire che anche i momenti più difficili della nostra vita, Lui era lì, ci ha portato a una profondità spirituale, forse ci ha portato a cercare di più, forse ha lavorato di più nella nostra fiducia. Io non so, ma io so una cosa: l'obiettivo di Dio non è solo darti cose, l'obiettivo di Dio è lavorare nella tua vita ed è portarti fino ad essere la statura dell'uomo perfetto Gesù Cristo. Il lavoro di Dio non è solo farti stare felice, il lavoro di Dio non è solo quello che tu abbia un lavoro, il lavoro di Dio non è solo la tua guarigione, il lavoro di Dio non è solo quello che tu hai bisogno ogni giorno, il lavoro di Dio è quello che tu hai bisogno qui ogni giorno per diventare sempre più simile a Gesù, camminare come Lui, parlare come Lui, agire come Lui. E mentre tu pensi che il lavoro di Dio sia benedire te perché tu abbia tutto nella vita, la verità è che il lavoro di Dio è in noi è perché Cristo sia formato in noi. Così dice l'Apostolo Paolo, dice che tutto quello che lo Spirito Santo sta facendo nella nostra vita è formando il carattere di Cristo in noi, fino al punto che noi possiamo dire come Gesù. Gesù ha fatto una preghiera: Padre, senti, non è che possiamo così parlare un attimo, non è che puoi, insomma, mandare un altro, cioè devo proprio soffrire tutta questa roba qua, devo proprio io, cioè quella roba là, i chiodi, cioè proprio io devo fare tutta questa roba qua, non è che possiamo contrattare un attimo, perché il padre aveva detto a Gesù che cosa avrebbe vissuto. Però Gesù alla fine ha detto: padre, dite com'è, padre, che non sia fatta la mia volontà, ma la tua. E la volontà di Dio in quel momento era che Gesù soffrisse fino alla morte. Ma la volontà eccelsa di Dio era che quella morte portasse vita a tutti gli esseri umani. Dio era al controllo anche della sofferenza e anche del dolore di Gesù. E a volte noi chiederemo a Dio: non è che posso non passare da questo? Non è che questa cosa può andare oltre la mia vita? E alcune volte Dio ti dirà: no, devi passare proprio per questo, ma lo scopo di Dio è oltre. Lui sta formando Cristo in te e l'unica cosa che noi dobbiamo fare è essere fiduciosi che Lui sa quello che sta facendo nella nostra vita sempre. Amen. Che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Chi ama Dio qua? Allora guarda la persona che ha alzato la mano e dice: tutto sotto controllo, tutto sta lavorando per il tuo bene. Dio ha già mandato angeli, persone per lavorare per il tuo bene, perché Lui parte dal presupposto che ti ama. Amen. Io mi ricordo una volta nella mia vita dove piangevo per una settimana intera, ho pianto dicendo: non è possibile, Signore. Vivevo in questo convento vicino ad Assisi
E io mi immaginavo Dio che mi aveva tolto dalla mia nazione, dalla mia famiglia, immaginavo io conquisterò l'Italia, invece mi trovavo alla fine del mondo in un paese in Umbria, un paese di 125 abitanti, a curare la sciurapina e guardavo la mia vita e dicevo non è possibile che tu mi hai tolto dalla mia nazione, da un ministero che avevo, da una vita piena per vivere alla fine del mondo in campagna, una come me che guardavo, e mi ricordo che ho pianto per una settimana dicendo tu non mi vuoi bene. E non l'ho detto così, l'ho detto con quel pianto, tu non mi vuoi bene, non è possibile, vuoi tornare a casa. Sapete, quando ho scritto il mio libro raccontando questa storia, l'ho intitolato L'Università di Collemancio, che l'abbiamo chiamato per Collerancio così, però... Perché per me là è stata università, l'università della dipendenza di Dio, l'università della fiducia di un Dio che non mi sposta dalla mia casa e dalla mia famiglia per vivere in campagna. Ma quanto più piangevo, più lui non mi diceva niente. Sono arrivata anche all'estremo ad aprire la Bibbia così. Sapete, quando tu conosci Gesù funziona, non si sa perché, ma quando conosci Gesù e non sai ancora ascoltare la voce di Dio, tu fai così un po' magia o cade nella cosa giusta. Ma veramente, è incredibile, ti parla, però poi tu inizi a conoscere Gesù e non funziona più, perché Dio vuole che tu impari ad ascoltare la sua voce, non che tu faccia la magia della Bibbia. Allora tu cerchi di aprire e ti cade solo le tragedie. Hai mai visto? Sa, ti uccideranno e non avrai più gioia nella vita. Sono arrivata anche dopo anni di fede persino a questo punto. Non mi parlava in nessun modo. Portami via. La tragedia, Gerusalemme sarà distrutta. Allora facevo e dicevo, dai Signore, abbi misericordia, era peggio. Perché ci sono alcuni momenti nella nostra vita dove Dio vuole che noi ci fidiamo di Lui. E allora non ti dirà un bel niente. Allora tu ti digiunerai e pregherai, parlami! E sai come Lui ti parla? Non parlandoti. E sta in silenzio. E quando Dio fa silenzio, è il momento di fidarci completamente di Lui. Quando Lui non parla, è il momento di dire vado, comunque vada. Ed è il momento di accendere dentro di te il motore della lode. Perché la lode ha a che fare con la fiducia in Dio. È il momento di dire, Signore, ho 4 monete per mangiare. Grazie di queste 4 monete. Potevano essere 3. È il momento di fare il tuo sacrificio di lode. Vedete, lodare Dio quando le cose vanno bene è facile. Capito? È facile. Io ti dico, guarda, ti ho appena regalato una Ferrari. Non farò fatica a sentire le tue urla. Perché anche se non ti piace la Ferrari, la venderai. E sempre urlerai per quello che prenderai. Non faccio fatica a darti una buona notizia e dire gloria a Dio. Io voglio sentire un gloria a Dio quando non sta succedendo niente nella tua vita. Io voglio sentire un gloria a Dio quando a casa tua c'è un caos, c'è l'inferno. Dice chi è questa donna, chi è quest'uomo? Ah, i bambini urlano! Voglio vederti dare gloria a Dio quando c'è il silenzio di Dio. Voglio vederti dare gloria a Dio quando le tue tasche sono vuote. Là si chiama il sacrificio della lode. È un sacrificio di fiducia completa in Dio dicendo Signore, io non capisco niente. Io non so perché mi ritrovo qua, io non so perché stai facendo questo con la mia vita, io non capisco, ma io mi fido. E smettiamo di perdere tempo a fare delle domande, tanto quando Lui è in silenzio non risponde. È lì, c'è un momento per ogni cosa. E tu dici, come mai questo? E Lui non te lo dice. Perché questo? E Lui non te lo dice. E quello è il momento della tua fiducia in Dio. È il momento di dire, ok Signore, io mi fido di Te. Tu mi hai detto che non mi lascerai e che non mi abbandonerai. E anche se in questo momento mi sento abbandonato, penso che nessuno pensi a me, io voglio credere in quello che Tu hai detto. Noi crediamo nelle persone più sparate. Io ho creduto sempre, poi adesso sto migliorando.
Arrivava uno veramente, venivano, ne parlavo con Gerry l'altro giorno, venivano dall'estero dicendo: io vi voglio aiutare, voglio investire chissà quanti soldi, e noi: oh, bello, va! Sapete com'è sempre andata a finire? Che noi siamo i più grandi sostenitori di noi stessi. E quanto io ringrazio Dio. C'è stato un momento addirittura dove c'era un sindaco che voleva aiutarci e non ci ha aiutato. Ma quanto io ringrazio Dio, perché ogni cosa che noi abbiamo noi possiamo dare gloria a Dio e nessun uomo. Possiamo solo dire: il Signore è il mio aiuto, Lui è il mio rifugio, è in Lui, è da Lui che vengono tutte le cose. E ringrazio Dio per questo. Lui non vuole forse dare la sua gloria a nessuno, o forse voleva insegnarci come chiesa insieme a ognuno mettere un pochino per essere una vera famiglia, come abbiamo fatto e stiamo facendo per il piano di sotto, dove non è merito di nessuno, ognuno ha incominciato a mettere quello che poteva perché sentivamo che questa era la nostra casa e la nostra chiesa. Io non so i motivi di Dio, ma io so una cosa: sono perfetti, perché Lui è Dio e sa molto bene quello che sta facendo della nostra vita. Allora se tu perdi questo, tu vivrai nella scontentezza. Ho un vestito perché non ne ho due, ho una macchina perché non ho una macchina più grande, ho una casa come mai non ho una casa più grande, vado in vacanza come mai non posso andare in quel posto piuttosto che quell'altro. Noi dobbiamo imparare, dovunque siamo, a gioire. Oddio, non ho i soldi per andare in vacanza, rimano ad agosto qua a Milano. Sarà il più bel agosto della mia vita a Milano. Che bello, organizzerò grigliate, non ci sono macchine, vivrò come se fosse a Los Angeles, mi inventerò qualcosa, curerò la gente, conoscerò la città. Imparare a vivere con quello che noi abbiamo ed essere felice oggi per quello che noi abbiamo. Domani magari Dio ci darà di più. Probabilmente ci darà di più, ma non importa, perché sennò tu perderai la grazia di vivere l'oggi. Non puoi vivere l'oggi pensando come sarà domani. Non puoi stare con una persona dicendo: vabbè, non la sopporto, ma domani migliorerà. Aggiustala oggi, cosa fai? Perderai l'oggi della tua vita, perderai la settimana. Dio ci sta chiamando a lodarlo, a vivere, a godere quello che noi abbiamo oggi. A godere le persone oggi, domani le persone possono non esserci. Quante persone, quando muore qualcuno della tua famiglia, se avesse detto a mia madre, se avesse detto a mio padre, quanto mi pento che non ho passato più tempo con questo piuttosto che quell'altro. Fai tutto quello che tu puoi fare nel momento di adesso e gioisci con quello che hai. Hai solo una maglietta, Signore, grazie per questa maglietta. Sapete, io posso predicarvi su questo, perché io vivo così e non è per farmi grande. Io a volte seguo le persone, i vari discepoli, e li vedo sempre con un lamento: perché non ho di più? Perché non riesco di più? Magari vedi quelle persone, alcuni giovani che hanno già un ministero enorme, che c'è gente che sogna nella vita di avere quello che hanno in mano, vengono e mi dicono: non sono contento. E dico: ma guardati, manca qualcosa, non so cosa sia, ma guardati, approfittiamo le cose che noi abbiamo adesso. Ho una cellula, voglio avere una chiesa, ok? Se tu gioirai per una cellula, magari domani avrai una chiesa. Amen? Ho un marito, vorrei averne un altro. Fai di tutto per godere con questo marito, per gioire con questo, perché oggi c'hai questo. Non so se poi lui morirà e ne avrai un altro. C'è un pastore brasiliano che dice che una volta, lui parla alle coppie e dice che una volta arriva una signora e gli dice: pastore, io non sopporto più mio marito, io non so, prega per me. E lui ha detto: vieni qua che ti faccio la preghiera del divorzio. E lei ha detto: esiste la preghiera del divorzio? Certo, vieni qua che prego per te. Signore, fa che lei muoia, fa che le venga un cancro, qualsiasi cosa, l'importante è che... E lei ha detto: no, no, basta, cosa stai facendo? Lui ha detto: la Bibbia dice finché morte non ci separi, se tu vuoi il divorzio io farò la preghiera del divorzio, sto pregando perché tu possa morire. Così potrai finalmente essere... non è bellissimo? Adesso anche tu sei la preghiera del divorzio: Signore, portami via, o portalo via, o portala via. La verità è che Dio vuole, dite com'è, Dio vuole che siamo felici oggi.
Aprite con me in Isaia capitolo 30 verso 15. Isaia 30, 15. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni, dite com'è, sereni, sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Diciamolo insieme. Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele, nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Tornare a Lui è la prima cosa, e la seconda è take it easy, be happy. Stai sereno, stai tranquillo, calma, fidati di Dio. Calma. Ah, ma io ho pregato, io ho una malattia, non sono guarito. Fidati di Dio. Calma. Lui non ti lascia e non ti abbandona. Io non so qual è il suo proposito perfetto per te, ma so che Lui ha un proposito perfetto per te. Amen. Non ti so spiegare quale sia, ma so che Lui ha questo. Per questo Lui dice calma. Dì alla persona che è vicino a te, calmati. Sii sereno. Godi di quello che hai. Gioisci, gioisci, gioisci. Ah, ma io una volta, io mi ricordo una volta seguivo un imprenditore, questo qua si lamentava, e lui aveva, non lo so, delle case a Napoli, dei palazzi, delle fattorie. Io dicevo, ma non è possibile che ti lamenti. E mi diceva, ma tu non sai, una volta la nostra famiglia era così ricca e noi guadagnavamo 1 milione alla settimana. Dico, ottimo, adesso anche se guadagni 100.000 puoi gioire. C'è gente che sta morendo di fame, che 100.000 gli risolverebbe la vita. Gioisce con quello che hai adesso. Ah, ma adesso di meno. Che bello, imparerò a vivere con il di meno. Chi ha mai sentito il passaggio della Bibbia che lo usiamo così sempre? Tutto posso in colui che mi fortifica. Quante volte l'avete sentito? Qual è il contesto di quel passaggio? Noi facciamo così per dire, voglio diventare ricco, tutto posso in colui che mi fortifica. Voglio fare questo, tutto posso. Sono debole, tutto posso. Sapete qual è il contesto di questo passaggio? È Paolo che sta dicendo, posso vivere nell'ultimo posto, posso vivere in un palazzo, posso vivere in distrette, posso vivere in difficoltà e posso vivere nella grandezza. Tutto posso in colui che mi fortifica. Vuol dire, io posso, se è Dio la mia forza, vivere con nulla e essere felice, vivere con tanto e essere felice, vivere sopra il ponte ed essere felice, sotto il ponte ed essere felice, perché Lui è la mia forza. Io posso tutto in colui che mi dà forza. Se dovrò vivere un momento difficile, Dio mi darà la forza per vivere il momento difficile. Se dovrò vivere un momento più bello, Lui mi darà la grazia per vivere quello più bello. La verità è che noi non manchiamo di nulla. E non sto parlando di cose, perché tu mi puoi dire, vabbè pastore, a me manca la spesa. Io ti sto dicendo di non mancare di nulla, perché Dio è con noi, anche se oggi ti manca la spesa. Io ho già vissuto dei momenti dove a me mancava la spesa, ma è il momento di dire, Signore, ti ringrazio. Io mi ricordo che quando vivevamo in questa comunità, dove vivevamo con, se ci portavano qualcosa mangiavamo, era il giorno del mio compleanno e noi avevamo 1 euro per comprare un cornetto. Cioè, per me il cornetto era il cornetto. Sognavo dei giorni, ci guardavamo e dicevamo, dai, domani è il mio compleanno, facciamo un cornetto. 1 euro era tantissimo, erano 1.000 lire all'epoca, però poi ci mancherà questo per comprare qualcosa, dai, non importa. E la gioia che abbiamo avuto mangiando quel cornetto. Io mi ricordo che mangiavo a pezzettini perché non finisse. Soprattutto quando arriva il cioccolato alla fine, sai, iniziavo... Pezzettino per pezzettino, per gioire, ringraziare. Eppure venivo da una famiglia che potevo comprare 200 cornetti. Ma in quel momento Dio mi aveva messo in un altro posto. E in quel momento io volevo essere felice di un Dio che provvede per me. Un cornetto. Dobbiamo imparare a vivere felici con qualsiasi cosa noi abbiamo in quel momento.
Non felice perché siamo poveri, ma felice perché Dio, quando siamo poveri, è con noi, non ci lascia e non ci abbandona. L'ha promesso Lui, per questo posso dirlo con piena fiducia: di chi temerò se Lui è con me? Amen. Per questo dillo al tuo amico: stai sereno, calma. Nella calma e nella fiducia c'è salvezza. Nella calma e nella fiducia c'è salvezza. Io voglio ampliare questo, perché non sta parlando solo di salvezza in Cristo, perché se no uno dice vabbè, un flemmatico è salvato. Non sta parlando di questo, sta parlando non della salvezza della tua anima, ma sta parlando di essere liberi. Dice: nella calma e nella fiducia tu verrai liberato da quella circostanza e da quella situazione che ti schiaccia. E smetti di fare delle domande, chiudi i tuoi occhi e dici: ok Dio, dovunque tu mi porterai, io sarò con te. Avete presente i tre là nella fornace? Quando noi crediamo che Dio ci possa liberare, oh re, ma anche se Lui non ci libererà, noi lo seguiremo, lo serviremo e lo ameremo. Se non è così, vuol dire che noi amiamo Dio solo per quello che Dio ci dà. E Dio non sta cercando un popolo che lo ama per quello che Lui può dare, ma Dio sta cercando un popolo che lo ama perché crede in Lui e ha fiducia in Lui sempre, anche quando Lui in quel momento non ci sta dando niente. Amen? Aprite un altro passaggio con me, in Proverbi, capitolo 3, verso 5, Proverbi 3, 5. Proverbi 3, 5. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. C'era anche una canzone così molto tempo fa. Confida in Dio con tutto il cuore. Era molto antica, non potete sapere. Comunque. Confida in Dio con tutto il cuore. Non ti appoggiare. Dite com'è, non posso appoggiarmi sul mio intendimento. Perché se tu ti appoggi sulla tua testa, le cose non quadreranno. Ma come? Ho chiesto a Dio di farmi del bene e sembra che succede tutto al contrario. Ho pregato per quelle 10 persone esercitando la mia fede per i miracoli e sono morte. Tutte 10. Mia sorella un tempo, quando era piccola, lei ha deciso di andare a pregare per le persone, erano tutti malati terminali, disperata. Arrivava e diceva: ho pregato con fede ma è morto. Oggi sono morti 3, oggi 4. E lei diceva: questo mi ruba la fede. Io dicevo: bene, tu stai portando a Gesù tutte queste persone e tu stai ubbidendo Dio. E lei diceva: non capisco perché muoiono tutti uno. Non so neanche io, però io so una cosa, che noi dobbiamo appoggiarci su di Lui e non sul nostro intendimento. Non capisco perché ho fatto così tanto per Dio, aspettavo una risposta e non me l'ha data. Noi non capiamo, ma una cosa siamo certi: alla fine, mentre noi camminiamo, io oggi quando guardo quei momenti dove dice Dio perché, io capisco il perché di tutto. Si vede sempre da lontano il perché delle cose. Quando tu sei in mezzo non lo capirai. Fidati, non appoggiarti sul tuo modo di pensare. Come mai ho fatto così bene a quella persona e quella persona non è cambiata? Come mai io seguo quella persona da 4 anni e da 4 anni lei è uguale? Perché forse Dio ha messo quella persona nella tua vita per cambiare te. Perché c'è gente che non vuole cambiare, ma ci sono delle persone che sono così, la prova della nostra fede, io li chiamo. Quelli che tu gli dai 200 consigli e loro non capiscono mai niente. Litigano con tutti e sono convinti che il mondo sia cattivo e loro sono tristi e infelici perché il mondo è così terribile. Tutti sono, guarda, che gente cattiva, io sono così buono. E allora cosa farà Dio con questa persona? Dio lavorerà in te e lavorerà in te perché tu impari a sopportare, ad amare e a volere bene. E a pregare che il Signore ti liberi, Lui, dalle situazioni avverse. Liberami tu, Signore. Amen. Noi non sappiamo, ma sappiamo una cosa. Io se penso oggi e dico,
Ma quante belle cose ho imparato a fidarmi di Dio, a piangere la sua presenza, a non andare via di un posto volendo andare via. Voi non potete immaginare quella settimana di pianto quanto io volevo scappare, ma quanto Dio non mi faceva scappare. Mi diceva: sei disposta anche a odiare il posto dove ti trovi e rimanere là per me? E io piangevo, dicevo: sì, tu mi vuoi morta, io lo so. Sapete cosa stava facendo Dio? Stava temprando, mi stava dando la pelle dura, perché anche davanti a gente che dice non voglio sapere, non credo in Dio, io non mollassi, anche davanti a zero persone, una persona, io continuassi a credere in un risveglio sovrannaturale, anche davanti a ogni cosa, Dio stava temprando il mio carattere, e gloria a Dio per questo. Amen. La parola carattere dal greco vuol dire scolpire dentro. A volte lui fa dei lavori dentro di noi. È incredibile. Ci sono delle persone che hanno, ad esempio, il problema che nessuno li calcola. Voi sapete che sembra che quelle persone diventino invisibili davanti a noi, alla fine nessuno li calcola. A volte è già capitato che dico: no, abbiamo dimenticato di quello che dice, nessuno mi calcola. Cioè, come abbiamo potuto dimenticare proprio di quello che dice? Già so. E io penso: il Signore vuole lavorare in quella persona. Volete, devi sentirti amato anche quando nessuno ti calcola, perché Dio ti sta calcolando, non devi dipendere dall'opinione delle persone. Amen. E a volte usa magari noi per lavorare su di te. Andiamo in un altro passaggio, Ebrei capitolo 4 verso 10. Ebrei 4:10, infatti chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle proprie opere, come Dio si riposò dalle sue. Entrare nel riposo di Dio vuol dire avere piena fiducia in Lui. Qua l'autore della lettera agli Ebrei sta dicendo che il riposo non era solo quel giorno stabilito dal popolo di Israele, ma stava dicendo che Dio stava pensando a qualcos'altro, a un popolo che impara a riposare in Dio. Non sta succedendo niente. Io faccio del mio meglio. Se non succede niente, Dio ci penserà. L'opera non è mia, la chiesa non è mia, le cose non sono mie. Amen. L'altro giorno una persona mi ha detto: pastore, come fai? Abbiamo fatto così tanti lavori sotto, adesso dobbiamo pagare, magari non dormirai di notte. Dormo benissimo. E non è perché sono meglio di te, perché io dico, sono fatti suoi. Mica lo faccio per me, non c'ho neanche una casa io. È casa sua, sono le sue cose, ci penserà Dio. E anni fa, vedendo un film di Madre Teresa di Calcutta, io mi sono rilassata, perché lei doveva comprare, fare questo grande ospedale, nessuno gli dava i fogli firmati, e arrivavano, succedeva di ogni, e qualcuno è arrivato da lei e gli ha detto: senti, ma non ti domandi perché Dio non ci dà questi cavoli di fogli firmati, non libera questa burocrazia, non ci dà i soldi? E lei ha risposto così: non me ne frega niente, io non voglio un ospedale, per me è solo un lavoro. Lui vuole un ospedale, ci pensa lui a liberare le cose, io sono qua, disponibile. Amen. Sono fatti suoi, quindi io mi rilasso. Se vuole che vada in prigione, vuol dire che dovrò evangelizzare in prigione. Mi porterete degli arance, evangelizzerò in prigione. Chi lo sa? Magari c'è un ministero per me nelle prigioni. Comunque, dovunque noi andiamo, noi ci rilassiamo in Lui, perché Lui è stra innamorato, pazzo di noi, fino al punto di dare il suo proprio figlio a morire per ognuno di noi. Non sta scherzando. Uno che crocifigge il proprio figlio non sta scherzando con la tua vita. Non lo sta facendo. È tranquillo del futuro che Lui ha per noi. Per questo devi entrare nel cavolo del riposo. Il riposo è... ah, c'è una tempesta. Succede un caos nella tua vita. Pastore, ho ricevuto una notizia cattiva, la seconda cattiva, la terza cattiva, la quarta cattiva. Cosa devo fare? Vai a casa, prendi un cuscino morbido e fate una dormita, perché in mezzo alla tempesta la Bibbia ci insegna che bisogna dormire. Mettiti là comodo e di: Signore,
liberami tu, perché io non so autoliberarmi. E quando è colpa mia, anche quando è colpa tua. Signore, ho combinato un caos, aiutami, non so come uscire. È così meraviglioso vivere una vita nella fiducia. È così fantastico. Perché, ma tu accetti qualsiasi cosa? No, ci sono delle cose dove io so che il diavolo agisce nella nostra vita. Noi ci ritroviamo nei guai per due motivi. O perché siamo nel peccato, o perché stiamo crescendo nelle cose di Dio e lui ci vuole mettere il piede davanti per farci cadere. Comunque sia, mi analizzo, vediamo se è colpa mia, se è giusto, se non è mi rilasso. Il Signore sa, mi ama. Quando non ho niente mi ama, quando ho tutto mi ama, quando va bene mi ama, quando non va bene mi ama, quando cresciamo mi ama. Certo che lavorerò e chiederò sempre a Dio se devo fare qualcosa, ma dopo che ho fatto il mio, io devo uscire di mezzo e devo permettere a Dio di essere Dio nella mia vita. Amen. Tipo quella maglietta che dice Dio esiste ma non sei tu, rilassati. A volte noi ci sentiamo Dio. Mio figlio, hai pensato di fare qualcosa? Oddio, voi non sapete le chiamate che arrivano. Calmati. Non possiamo, alcune volte noi non possiamo fare niente. Dobbiamo ammettere questo, sì o no? Ed è là dove siamo pronti per ricevere un miracolo. Quando abbiamo fatto tutto e personalmente, umanamente, non possiamo fare più niente. Allora ti rilassi e dici adesso vedremo cosa Dio farà per portarmi fuori da questo caos. Ti siedi e assiste il film del tuo miracolo. Amen. Filippesi 4:11. Non lo dico perché mi trovi nel bisogno, poiché io ho imparato ad accontentarmi dello stato in cui mi trovo. E se fosse un caos nella mia vita? E se tutto andasse male? Guardate, voglio darvi un esempio. Aprite con me in Giobbe a capitolo 19. Giobbe 19. Allora, se c'è uno che quando ti tira su, quando stai male, devi leggere Giobbe. Che quando finirai di leggere dirai, ma come sto bene? Ho solo litigato a casa. Quindi io ti consiglio, nei momenti peggiori della tua vita, fai un giro su Giobbe e sei contento. Non leggerò tutto, ma alcuni momenti. Guardate, dall'uno, poi salterò dei pezzi. Allora Giobbe rispose e disse, fino a quando mi affliggerete e mi tormenterete con i vostri discorsi? Sono già 10 volte che mi insultate e non vi vergognate di malmenarmi. Ammesso pure che io abbia sbagliato, sta parlando ai suoi amici, il mio errore concerne me solo. Ma se proprio volete insuperbire contro di me e rimproverarmi la vergogna in cui mi trova, allora sappiatelo che mi ha fatto torto e mi ha avvolto nella sua rete è Dio. E qua lui peggiora e dice, io grido violenza, nessuno mi risponde, imploro aiuto, non c'è giustizia, Dio mi ha sbarrato la via, non posso passare, ha coperto di tenebre il mio cammino, mi ha spogliato della mia gloria, ha tolto la corona del mio capo, mi ha demolito pezzo per pezzo e io me ne vado, ha sradicato come un albero la mia speranza, ha acceso la sua ira contro di me, mi ha considerato come suo nemico, le sue schiere sono venute tutte insieme, si sono spianate la strada fino a me, hanno posto campo intorno alla mia tenda, egli ha allontanato da me i miei fratelli, i miei conoscenti, sono diventati degli strani per me, mi hanno abbandonato i miei parenti, gli intimi mi hanno dimenticato, i miei domestici e le mie serve mi trattano come uno strano. Ai loro occhi io sono un intruso, chiamo il mio servo e non mi risponde, devo supplicarlo con la mia bocca, il mio fiato ripugna la mia moglie. Faccio pietà a chi nacque nel grembo di mia madre. Perfino i bimbi mi sprezzano. Se cerco di alzarmi mi deridono. Tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore. Quelli che amavo si sono rivolti contro di me. Le mie ossa stanno attaccate alla mia pelle. La mia carne non mi è rimasta che la pelle dei denti. Pietà di me voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha colpito. Perché perseguitarmi?
perché perseguitarmi come fa Dio? Perché non siete mai sazi della mia carne? Oh, le mie parole fossero scritte, se fossero impresse in un libro, se con lo scalpello di ferro come il piombo fossero incise la roccia per sempre. Fermiamoci qua. Allora, i domestici se ne fregano di me, anche i servi, anche i bambini ridono di me. Mia moglie non sopporta il mio fiato. Le mie ossa si staccano dalla pelle. La strada mi è sbarrata. Tutti mi guardano con disprezzo. Ho perso tutto quello che avevo, ho perso i miei amici, ho perso la mia famiglia, ho perso la mia casa, ho perso tutto. Sembra che Dio ce l'abbia con me. Ma guarda cosa dice nel 25. Ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando dopo la mia pelle sarà distrutta, questo corpo senza la mia carne, io vedrò Dio. Lui sta dicendo così, anche se andasse tutto un caos nella mia vita, che peggio di così non può esserci, io so che il mio Redentore vive e se dovessi morire e le mie ossa si staccassero dalla pelle, andrò da Lui. E là comunque io lo vedrò. Fiducia. Dio sa, e la fine della storia noi sappiamo com'è, Dio sa quello che sta facendo con ognuno di noi. Sa quello che sta facendo con ognuno di noi. Amen. Che meraviglia aver fiducia di Dio in qualsiasi momento. Hai poco, glorifica il Dio per il poco. Hai tanto, glorifica il Dio per il tanto e condividi con gli altri. Sei super felice, gloria a Dio che sono felice. Sei super infelice, Signore, io voglio benedire il tuo nome, voglio fare il mio sacrificio di lode, in questo momento sono infelice, ma io so che tu non hai perso la mia vita, tu, i tuoi occhi sono ancora su di me, tu non mi lasci, tu non mi abbandoni. E quello che hai, hai 10 euro in tasca, grazie a Dio perché ho 10 euro in tasca. Hai 100 euro, grazie Signore che oggi ne ho 100. Se ho 10 farò del mio meglio con 10, se ho 1000 farò del mio meglio con 1000, ma la mia gioia sarà sempre nel Signore, indipendentemente di quello che ho. Questo è fede. La fede e la fiducia sono sorelle. Non esiste la fede senza la fiducia, non esiste la fiducia senza fede. Dobbiamo camminare così. Amen. Alzatevi. Lui verrà e mi salverà. Guarda le persone, di almeno a 3 persone che sono vicino a te. Lui verrà e mi salverà. E se non sono in grado di salvarmi da solo, Lui inventerà un modo di aiutarmi. Ma pastore, tu non sai, hanno parlato male di me, mi hanno calunniato, mi hanno ucciso. Fidati di Dio lo stesso. Il Signore è la tua giustizia. Tu non devi fare giustizia con le tue mani. Mai. Aspetti. Lui è il tuo giudice e la tua giustizia. Tu aspetti. E cosa faccio nel frattempo? Quello che dice la Bibbia. Pregate per coloro che vi fanno del male. Ogni giorno con quel tipo là. Ogni giorno, Signore, io voglio pregare per questa persona. C'è un pastore che conosco che ci ha raccontato che lui perseguitava molto i cristiani, molto molto, è il marito di Pazzi Caminetti, e lui diceva che non sopportava queste persone, stavano portando anche a Gesù suo fratello e non li sopportava, e la gente, perché lui era così maleducato con loro, hanno incominciato a pregare doppiamente per la sua vita. E lui raccontava questo perché oggi è un ministro missionario in tutto il mondo. La tua preghiera fa di più della tua rabbia. La tua preghiera farà di più del tuo rancore. Signore, forse loro non vedono. E se vedono, forse sono accecati da altre cose. Per quanto mi riguarda, prega per loro. Fai anche un digiunino già che ci sei.
Perché la Bibbia dice di benedire coloro che ci fanno del male. Vuol dire parla bene di chi ti fa male, non dice maledite coloro che vi fanno del male, dice parlate bene. Amen? Non è facile, ma è quello che Dio vuole da noi. E poi? E poi vai a dormire. Fidati di Lui. Io voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi adesso. Anch'io chiuderò i miei. E noi ci fideremo di Dio. Insieme. Hai una malattia? Quello che ho ricevuto questa mattina mentre pregavo per questo gospel è così. Che Dio oggi vuole guarire le persone che si fidano di Lui. Quindi oggi tu ti rilassi, non è un rilassamento nella testa, è una cosa nel nostro spirito. Getta su di Lui le tue preoccupazioni. Le lo dici, mentre chiudi i tuoi occhi, sei là nella tua preghiera, inizia a dire così, Dio, c'ho questo peso nel cuore. Ho paura di questa cosa, la paura è proprio il contrario della fiducia. Ho paura che Dio si sia dimenticato di me, chiedigli perdono perché Lui non si dimentica. Ha detto che tua madre, tuo padre possono dimenticarsi di te, ma Lui non lo farà. Quindi adesso così, forse hai un conto da pagare che non sai neanche come metterci le mani. Io se avessi un conto da pagare che non so neanche come metterci le mani, sarei corsa da mio padre, miliardario, padrone dell'oro e dell'argento. E quindi tu oggi corri da lui e digli, padre, forse sono in questo perché ho creato io, o forse io non c'entro niente, ma tu che sei il padrone dell'oro e dell'argento, aiutami oggi. Io mi fido di te e mi fido che aprirai una strada dove una strada non c'è. E anche se non la vedessi aperta davanti a me, io voglio fidarmi e voglio passare questo momento con te. Voglio camminare con te. Il Signore è il mio pastore e io non manco di nulla. Lui non ha detto questo mentre non mancava di nulla, ragazzi. Lui ha detto questo mentre stava mancando di tutto. Ma lui voleva dire una cosa, se lui è il mio pastore, allora basta lui. Lui è Dio e quindi non manco di nulla. Allora lui mi guiderà, allora lui metterà una tavola imbandita davanti ai miei nemici, mi porterà su verdeggianti pascoli. È una preghiera di fede quella di Davide. Se il Signore è il tuo pastore, io non manco di nulla. Nulla vuol dire niente. Fidati adesso di Lui. Signore, forse il mio cuore è tiepido. Io mi fido di Te che Tu lo riscalderai. Io mi fido di Te. Confida in Lui. Non appoggiarti sul tuo intendimento, sulle tue ragioni, sulla tua testa. È come un bambino che prendi le mani del papà e il papà ti dice andiamo. Il bambino non è che domanda esattamente dov'è che andiamo. Andiamo. E nella pace e nella calma la tua salvezza. Nella pace, nella calma, tu riuscirai a vedere la tua salvezza. Nel tornare al Signore prima di qualsiasi cosa, perché la pace e la calma sono quelle di Dio, che Lui ti darà, nella Sua presenza. Nella mia malattia io mi fido di te, nel mio dolore io ho fiducia in te, nelle mie domande io ho fiducia in te, nel mio futuro io ho fiducia di te. Io so che Lui ricompenserà
perché Lui ricompensa sempre la tua fatica e la tua fiducia. Chiunque si accosta a Lui, devi credere che Lui è e che ricompensa coloro che lo cercano. La tua fiducia sarà ricompensata, la tua fede sarà ricompensata. Ma adesso fidati e basta. Annulla i tuoi perché. Come dice la canzone, come un bambino. E inizia a fare un sacrificio di lode insieme a me. Inizia a lodarlo per tutte le cose che non ti piacciono, non per la cosa in sé, ma perché Lui è lì. Non lodarlo perché ti è caduta una tegola in testa, ma perché Lui trasformerà quella tegolata in una benedizione. Tu sei il Dio di tutte le cose. La nostra fiducia è in te e la nostra certezza nelle tue promesse. Gesù, Gesù. Volevo invitarti a ringraziare Dio per quella persona che è andata via dalla tua vita. Con dolore, io lo so. A ringraziare Dio perché Lui è nella tua malattia, anche se stai pregando e ancora non hai visto niente. Io un'immagine anche di un fegato. E Gesù sta toccando qualcuno che ha problemi al fegato. Sempre quando mangia, è sempre un gusto amaro in bocca. Mentre tu lo adori e lo lodi, fai anche fatica nella lode. Signore, grazie. Forse in questo momento non hai nessun tipo di sentimento quando preghiamo, cantiamo. È ok. Dili Dio, io non ti amo solo con i miei sentimenti. Io ti amo anche con il mio cuore, con la mia testa. Anche se in questo momento non sto gridando di sentimenti dentro di me, io ti voglio lodare, ti voglio ringraziare. Tu non mi lasci nella mia malattia, tu non mi lasci nel mio matrimonio, tu non mi lasci nel problema che sto avendo con mio figlio. E io ti ringrazio perché tu hai detto che non mi lasci e non mi abbandoni e che l'uomo non può farmi niente. Non c'è nessun uomo che possa andare oltre la volontà di Dio per farti male. E anche se è successo, lascia che Lui trasformi questo male in perdono, in preghiera, in grazia. Fidati di Lui adesso. Fidati di Lui. Il Signore sta ricordando alcune persone chi Lui è oggi. Lui ti sta ricordando, io sono Dio. Io sono Dio, non sminuirmi. Io sono Dio. Io sono Dio. A volte noi lo facciamo piccolino. A volte noi diciamo, sì, gli uomini mi hanno fatto questo. Non c'è nessun uomo che possa andare oltre a quello che Dio permette. Cosa ti potrà mai fare l'uomo? Alza le tue mani con me, inizia a lodarlo con tutte le tue forze, a ringraziarlo anche se non hai niente, anche se non hai niente, anche se questo è un momento difficile per te, anche se non capisci niente, anche se nelle tue mani non hai niente, anche se nella tua coppia va male. Signore, io ti benedico, io ti benedico, io ti benedico, non perché va male il mio matrimonio, ma perché tu sei Dio del mio matrimonio. Non perché va male la mia economia, ma perché tu sei il Signore della mia economia. Io rimetto il mio cuore al posto giusto. E il posto giusto è questo.
Lui non mi lascerà e non mi abbandonerà. Dillo forte in faccia al diavolo: Lui non mi lascerà e Lui non mi abbandonerà. Per questo io mi accosto con piena fiducia al trono della sua grazia. Lui non si è dimenticato di me, Lui non si è dimenticato dei tuoi sforzi, Lui non si è dimenticato delle tue rinunce, Lui non è cieco a qualsiasi cosa tu faccia per Lui. Dio non è debitore di nessuno, Lui non sarà debitore. Non c'è niente che tu abbia fatto per Lui che Lui non ti darà riccamente, in una misura pigiata, scossa e traboccante. Dile così: io oggi, ancora una volta, metto la mia fiducia in te e la mia certezza nelle tue promesse. Scelgo di fidarmi. Adesso pensa a quella circostanza difficile. Può essere una malattia, può essere un problema economico, può essere la tua famiglia, può essere un problema personale del quale tu non riesci a uscire da solo. Alza le tue mani là in alto. E dile: io scelgo di fidarmi. Dammi la tua mano, Signore. Noi cammineremo insieme. Tu sei il Dio della mia salvezza. Di chi temerò? Cosa mi potrà fare l'uomo? Cosa potrà mai farmi il diavolo? Se Lui è per noi, chi sarà contro di noi? Né principati, né potestà, né autorità, né angeli, né in questo mondo e neanche in quello futuro. Non c'è nulla che ci possa separare dal suo amore. Ricevi la tua guarigione, frutto della fiducia. Ognuno di noi ha una storia, e quella storia, come i profeti, ha a che fare con quello che noi faremo in questa terra. Molti sono passati da momenti terribili nella vita, e io non so spiegarti il perché, ma io so che il Dio della Bibbia può aggiustare ogni cosa e può trasformare il lutto in danza e la tristezza in allegria, e quella bruttissima storia della tua vita nella testimonianza più bella, in un libro che racconterai, in un ministero che avrai, perché tutto è sotto controllo. Stai là alla sua presenza prima che andiamo a casa. In silenzio. Fai una chiacchierattina con Dio. Chiedigli scusa che a volte non ti fidi. Noi diciamo che ci fidiamo, ma non ci fidiamo. Digli: scusami, Dio. A volte sento delle cose e penso che non sei lì. E anche se non mi risponderai come voglio io rimarrò qui, fermo, ferma, nel tuo amore. Scusami se voglio controllare tutto, tutti. La vita del credente è una vita senza controllo. Devi piantarla di controllare tutto. Solo così tu vivrai una vita nel sovrannaturale. Quando perderai il controllo. Smetti di controllare quello che fanno i tuoi figli, la tua vita, la chiesa, le cose, le persone. Fidati e basta. Tanto non potrai mai capirlo. Ma Lui comprende te. Molla le redine. Molla le redine.
Se tu sei qua oggi per la prima volta, o se sei già stato qua altre volte, non hai mai fatto una preghiera dando la tua vita a Gesù, mollando le redine, dicendo guida tu, io voglio invitarti a venire qua davanti a fare questa preghiera con noi. Se non l'hai mai fatta o se è la prima volta che sei qua oggi, io voglio invitarti a venire qua davanti, ad avere il coraggio di dire tieni, guida tu, fai tu, fai tu. Puoi venire da solo per farti accompagnare da qualcuno. Se c'è qualcuno qua oggi per la prima volta, è la giornata buona per mollare le redine e per permettere a Dio di occuparsene della tua vita. Se c'è qualcuno che non ha mai fatto una preghiera così, velocemente puoi venire qua davanti e noi vogliamo pregare con te. Se vuoi dare la tua vita a Gesù, fatti accompagnare da un amico, da un'amica che ti ha portato. Vieni qua dicendo io voglio mollare le redine. Tanto la verità che abbiamo già provato com'è guidare noi ed è un disastro. Ma forse non abbiamo provato a far guidare a Lui. E quella è la parte più bella delle nostre vite. Quando Lui prende il controllo e finalmente puoi vivere da figlio. Oh, c'è qualcuno che si occupa di me. Penso che tutta la vita abbiamo cercato qualcuno che si occupi di noi. Però gli uomini non sono in grado, le donne non sono in grado, non a questo livello, non con questa profondità. Per questo venite qua e faremo una preghiera insieme. Una semplice preghiera insieme. E decideremo di mollare le redine nelle sue mani. Amen. Anche tu che sei già credente puoi fare una... Ogni tanto bisogna fare un ripassino. Amen. Chiudiamo tutti i nostri occhi e facciamo questa preghiera così. Se volete potete ripetere con me. Signore Gesù, ecco la mia vita. Io oggi te la dono. Ti dono il mio cuore. Ti dono la mia storia. Voglio credere che sei morto su una croce per me, portando via il mio dolore e il mio peccato. E oggi voglio mollare le redine. Voglio darle a te, permettendo che tu sia il mio Signore, che vuol dire che tu guiderai la mia vita e la mia esistenza. Non voglio più guidare io, voglio fidarmi per fede di quello che tu puoi fare e chiederti oggi di fare questo miracolo nella mia vita. Dammi la tua presenza, dammi la tua gioia, cambia la mia storia, ti prego. Adesso voi che siete vicino a loro iniziate a pregare con loro. Tu che sei all'alto posto di lì. Ok. A volte basta dire ok perché le cose cambino. A volte basta smettere di lottare con Dio perché Lui faccia quello che vogliamo noi. Un semplice ok. Un semplice io credo in te. Quando non vedo, quando non sento. E la scintilla perché scatti la fede dentro di te. Amen. Se volete più informazioni o sapere di più o pregare con noi, potete chiedere alle persone che vi hanno portato o uscendo a destra, alla mia destra, alla tua quando esci, c'è il servizio accoglienza dove c'è scritto benvenuti e loro potranno dirvi dove puoi stare con noi o pregare con noi anche durante la settimana per crescere di più in Dio. Amen. Alziamo le nostre mani così, là in alto, come segno di arresa. E arrendiamoci insieme. E diciamo insieme solo così. Ok. Ok.
Ok, hai vinto tu. Ok, guidami come vuoi, portami dove vuoi, fai quello che vuoi. Io non voglio più perdere il mio tempo lottando con la mia testa e appoggiandomi sul mio discernimento. Ok Dio, voglio ammettere che non capisco niente. Voglio ammettere che tu sei Dio e che hai tutto sotto controllo. Ok, io mi fido. Ok, io mi fido. Ok, vai Signore. Fai dalla mia vita un'opera d'arte. Fai dalla mia vita quello che vuoi. Trasforma, non voglio lottare, non voglio lottare, voglio arrendermi. Voglio arrendermi questa mattina. È una mattina di arresa. Arrenditi a Lui, arrenditi. Lui ti sta chiedendo delle cose, di lì va bene. Lui ti sta chiedendo delle cose, va bene. Fallo, fallo, smetti di lottare. Fallo, fallo, fallo. Ricevi la tua guarigione. Nel fegato c'è qualcuno che Dio sta toccando lì. Mentre noi lo adoriamo, mentre ti arrendi, mentre ti arrendi. Dio, mi arrendo. Fai del mio fisico quello che vuoi. Il mio corpo è tuo, il mio cuore è tuo, il mio matrimonio è tuo, la mia casa è tua, i miei figli sono tuoi, la mia vita è tua. Sì Gesù, ok, ok, ok. Adesso vai a casa e goditi quello che hai. Goditi, goditi tua moglie, tuo marito, i tuoi figli. Anche se tu non avessi niente, mano nella mano, un giro nel quartiere. Fai della tua giornata e della tua vita il momento più bello oggi. Perché Dio ha in serbo cose meravigliose per noi. Sta solo aspettando che noi ci fidiamo pienamente di Lui. Per questo approfitta il giorno d'oggi. Goditi questa domenica, goditi la tua vita oggi, quello che tu hai oggi, lodando il Signore con tutta la gioia nel tuo cuore nel nome di Gesù. Dichiariamolo ancora una volta prima di andare a casa. Anche se il fico non fiorirà, noi siamo il popolo che si rallegra. Comunque vada, noi saremo felici perché Lui è con noi, sapendo che Lui penserà, Lui provvederà, Lui guarirà, Lui aprirà quella porta che non è mai stata aperta. Lui non si dimentica, Lui non lascia. Adesso guarda la persona che è vicino a te prima di andare a casa e digli così: anche se il fico non fiorirà, anche se non ci sarà frutto nei campi, io mi rallegrerò in Dio. Lui è la mia forza, Lui è la mia certezza e io sono felice perché Dio è per me. Allora nessuno può essere contro di me. Lui ha piani di pace, di gioia e di prosperità per me. Vuole il mio bene e io mi fido di Lui. Buona domenica. Crediamo nell'unico nome in cui c'è speranza e salvezza. L'unico che ha vinto la morte per regalarti la vita. Per sempre. Noi cambieremo il mondo, ma non lo faremo da soli.